i nostri migliori auguri per il proseguimento delle festività natalizie e soprattutto per un 2011 che sia un 2011 di soddisfazione personale, familiare, economica per ciascuno di voi. La cosa principale era questo, insieme a quello di ringraziarvi per l'attenzione e la serietà con cui seguite i nostri lavori e di cui rendete conto dei nostri lavori. Noi abbiamo cercato da quando abbiamo iniziato questa avventura di instaurare un nuovo rapporto di comunicazione, di trasparenza delle cose, sia attraverso i mezzi tradizionali che quelli via internet, con il nostro sito, con fare in modo che la conoscenza delle cose fosse la massima, dove non c'è niente da nascondere. Forse qualcuno dice anche troppo che non siamo stati trasparenti, no, io penso di no. E poi per aggiungere che il 2010 è stato un anno veramente buono, direi con le ultime cose eccezionali, nel senso un anno buono per i traffici, un anno buono perché supera l'anno record del 2008 i traffici di movimentazione di container, è il segnale di una ripresa che è in atto, ma è anche il segnale delle potenzialità che ha il nostro porto grazie alla capacità e alla competitività in particolare dei suoi operatori portuali. Credo che sia stato molto importante anche aver fatto sistema e di aver lavorato per rafforzare il sistema porto della Spezia in un quadro non di isolamento ma di coinvolgimento del sistema dei porti liguri. Le cose che abbiamo fatto voi le sapete, comunque sono indicate nella cartellina, e noi abbiamo molta attenzione e anche molta pressione di operatori, compagnie di navigazione eccetera che sarebbero interessati a utilizzare il nostro porto e che dobbiamo verificarlo con le disponibilità. Un anno direi molto buono perché sono proseguiti i lavori, voi vedete abbiamo ultimato lavori per circa 35 milioni, ne abbiamo in corso altri per oltre 50 milioni, ma anche un anno molto buono perché abbiamo avviato, e qui sono in grado di dirlo oggi, questa è un po' la novità, concluso tutta una parte procedurale che riguarda il waterfront, nel senso che abbiamo approvato il masterplan, approvato la normativa di dettaglio e in questi giorni, ieri l'altro, è arrivata dalla Regione l'approvazione della normativa del piano regolatore portuale definitivo. Abbiamo quindi chiuso un processo che è in corso da tempo, l'approvazione del Consiglio regionale del 2006, è arrivata all'autorità portuale nel 2007, abbiamo accettato le prescrizioni, integrato la normativa con le prescrizioni che ci ha fatto la Regione, abbiamo inviato il tutto insieme alla normativa del waterfront e abbiamo avuto in questi giorni l'approvazione del piano regolatore portuale e del waterfront, per cui avevamo detto che il 2010, metà del 2011, doveva essere quello relativo alle approvazioni, abbiamo rispettato in anticipo diciamo i tempi che c'eravamo dati. Siamo in piena tabella di marcia, adesso dobbiamo procedere dalla parte normativa alla parte architettonica, lo voglio dire qui, lo voglio fare in un confronto con tutti coloro che vogliono portare dei contributi positivi, senza rallentare le operazioni e le attività, perché altrimenti non rischiamo di nessuno di noi che riesca a vedere queste realizzazioni. Lo voglio fare col confronto, in piena collaborazione con l'amministrazione comunale, col confronto con i cittadini, ma andando avanti, accogliendo e verificando ogni proposta migliorativa. Quindi un anno molto importante. A fine anno abbiamo anche dato avvio a lavori molto significativi per il porto. Il più importante direi è abbiamo emesso il bando di gara per il bonifica e dragaggio del bacino di evoluzione portuale per un importo circa di 27 milioni circa a base d'asta. Abbiamo anche dato il via devo guardare perché non voglio dire delle, tanto non abbiamo problemi di, sì, abbiamo problemi di diretta, no? Sì, no. Buono. Abbiamo, così vi dico gli importi esatti perché sennò
bacino di evoluzione via 27.300.000 euro. Abbiamo dato il via all'adeguamento idraulico Fossa Mastra e Montecattini, il secondo straccio funzionale del Ravano, per 7.586.000. Queste due gare sono state pubblicate. Abbiamo in corso di pubblicazione, approvato la delibera, per il primo straccio funzionale della banchina marina del Canaletto, per un importo di 5.800.000, che comporta la prosecuzione del canale Fossa Mastra, nuova e vecchia Doggia, fino al limite previsto dal piano regolatore portuale. Abbiamo avviato la gara e approvato la delibera per i 5.300.000 della passerella che abbiamo presentato l'altro giorno, e abbiamo in corso di pubblicazione la gara per il molo di Mariperman per 7.100.000 euro. Sul molo di Mariperman abbiamo sostanzialmente raggiunto l'accordo con la Marina, e siamo d'accordo per i primi di gennaio di firmare la relativa accordo di programma, così come abbiamo fatto con la passerella. Quindi io direi un anno molto positivo, in cui l'autorità portuale dimostra di saper essere quello che fin dall'inizio ho detto che avrei voluto che fosse, cioè una protagonista, insieme agli altri, un protagonista del nuovo sviluppo della nostra città e della nostra provincia, cercando di far stare insieme, di far coesistere lo sviluppo del porto con lo sviluppo delle attività turistiche, crocieristiche, diportistiche, eccetera. Finora mi sembra che ci siamo riusciti o che ci stiamo riuscendo. Speriamo di proseguire così, e ancora un augurio di un buon 2011 a tutti voi. Io